All'hotspot di Contrada Imbriacola ci si arriva da un'unica strada, piena di mezzi di forze dell'ordine e soccorsi. Dopo i trasferimenti di ieri sono poco meno di 1.700 i migranti qui dentro, a fronte di 350 posti. Ieri pomeriggio si è lavorato senza sosta per trasferire 200 migranti nella nave Foscari della Marina Militare. Si sono registrati 5 approdi con 283 persone, ma dopo 6 notti senza sosta è stata la prima senza sbarchi. È difficile all'interno individuare un angolo libero. Nello spiazzo viene distribuito il pranzo e poi ci si trova un posto lungo il perimetro dell'hotspot. Ci avviciniamo a loro per sapere com'è andata la traversata. Molti hanno già le idee chiare. Il sogno più ambito è quello di raggiungere la Germania. My dream work in the Germany and help other people. C'è chi si lascia alle spalle famiglie intere con la speranza di tornare e portarle con sé. Ma la domanda, rifareste questo viaggio, ci si associa ad un'unica risposta collettiva. No. Please no. How many people in the boat? Our group 55 people. 55. Every group maybe 105, 150, 67. Minimum 50. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare una nuova giornata di spostamenti.